Andiamo prima a aprirci due bauli omaggio. Prima torre sua distrutta. Adesso 1-0. Barbari che pushano. Dai, 300, 200. Una epica, poi può esserci la leggendaria. Bella a tutti picciotti, sono Stulo e oggi siamo in questo nuovo episodio di Clash Royale. Come sempre faremo prima un chest opening, ho trovato un baule magico, poi andremo a fare classiche partite, sperando di fare il baule della corona, perché non ce l'ho ancora fatta, dato che mi sono messo a bestemmiare oggi che non riuscivo a farlo. Però prima andiamo a salutare Dieguccio 01, ciao Diego, e Serena Acuttaia. Spero di averlo pronunciato in modo corretto, nel caso chiedo scusa. Comunque ciao Serena, basta premesse, andiamo subito con il video. Allora, ho 1800 trofei, quasi 1900, avevo raggiunto l'arena 7, poi sono sceso, comunque sono successe cose assurde. Andiamo prima a aprirci due bauli omaggio, che ovviamente non troveremo niente di bello, perché nei bauli omaggio cosa vuoi trovarle? Leggendarie nei bauli omaggio? Non mi sembra giusto trovarle. E infatti ne ho trovato una merda. Andiamoci ad aprire anche i due bauli d'argento, in cui troviamo oro, capanna dei goblin, goblin lancieri e basta. Secondo baule ancora oro, bombarolo, frecce e basta. Quindi direi facciamoci una partita e poi apriamo il baule d'oro e poi ancora più avanti quello magico. Però ci facciamo una partita, prima guardate il mazzo, l'ho un attimo potenziato frecce e goblin lancieri, poi le altre carte le potete vedere, però se non sbaglio sono rimaste invariate allo scorso video. E andiamo subito a trovare un avversario. Schiera subito estrattore di elisir. Già che mette per prima cosa estrattore di elisir, vuol dire che è una partita poco religiosa questa. Però speriamo che mi sbagli, c'ha il domatore al 6. È assolutamente una partita poco religiosa. Non è che si prevede, lo è, punto, basta, finito così. Distruggi il bombarolo, grande mago, un colpo alla torre glielo dai. Un colpo glielo dai. Tira una strega di livello 3 e un altro estrattore di elisir. La strega gliela tiro giù, bene, e scheletro gigante con dietro il moschettiere a pushare. Dai, lo scheletro gigante che gli arriva alla torre. Perfetto. Prima torre sua distrutta, adesso. 1-0, adesso pushiamo un attimo di qua che ha tirato la capanna dei goblin. Partita poco religiosa che si sta risolvendo nel migliore dei modi però. Adesso lui c'ha ancora un domatore di cinghiali di livello 6 che mi fa malissimo. Distrutto, al bacio. Adesso ti pusho a destra e ti faccio anche l'altra torre, così almeno la corona chest è sempre più vicina. Ok, frecce per distruggere i suoi sgherri. Adesso scusami, però te la pusho con lo scheletro gigante, non mi interessa se perdi una torre. Tu però perdi quella al 100% perché un colpo gli ha dato, gli dà un altro colpo. Ha perso pure quella torre, il domatore di cinghiali che va proprio cazzo duro senza futuro su quella torre che ormai vi è esplosa, boom! Esplosa anche la strega, va a distruggere l'estrattore di elisir. Intanto che le mie truppe pushano la torre centrale. Se faccio 3 stelle è un inizio proprio pazzesco per questo video. Lui mi ha tirato giù la torre, ma chi se ne frega, io tiro giù gli sgherri. Cioè, i miei barbari che pushano, barbari che pushano. Dai, 300, 200, 100 di vita. Tre corone. Guarda che avevo 5 secondi alla fine, ho fatto le 3 corone. Con un'altra corona si fa la crown chest. 30 trofei. Partita perfetta questa. Mettiamo ad aprire pure la baule d'argento che ho appena sbloccato. Apriamoci il baule d'oro. Ormai con la fortuna dobbiamo trovare la leggendaria. La leggendaria. Il cannone. La capanna dei goblin. Per il baule magico aspetterei prima, farei un'altra partita. L'obiettivo stavolta è buttare giù una torre, così almeno faccio la crown chest e poi posso aprire anche quella, dove molti trovano le leggendarie lì. Non so perché le trovano lì, non le trovo anche in quelle magiche di chest. Mi stavo distraendo per parlare, tanto mi sta pushando col domatore però. Contenuto. Hai sprecato la gelo, finocchio. Ti pusha adesso col moschettiere. Boom 1, boom 2, 3. Colpi alla torre, poi basta, si è fermato anche lui. C'ha il moschettiere al 6, eh. Sarà una sfida tra moschettiere. Adesso io c'ho i miei arcieri che comunque un po' di danno glielo fanno al suo moschettiere, anche se poco, qualcosa. Sempre adesso veloci, barbari, i babbari a distruggerli, merda. C'hai la mamma fatta male. Hai fatto la torre, pezzo di merda. Perché tu devi avere il cannone? Che la carta al 9 ce l'ha il cannone, stai scherzando?
calcannola al 9. Scheletro gigante che prova a pusharmi la torre, devo distruggerla ad ogni costo, una torre. Cosa mi ha tirato? Il mini pecca. Da dove l'ha tirato fuori il mini pecca? Al 7? Mini pecca al 7? E ha tirato pure il domatore che glielo fermo, non in modo magistrale. De più. Adesso li pusho io col mio domatore. Frecce, lo tirerà al cannone, invece no. Un altro colpo, torre giù, torre giù. E adesso però non mi accontento del pareggio, io voglio la vittoria, eh. Io voglio la vittoria, non mi interessa niente, io voglio la vittoria. La esigo, la pretendo, la ordino alle mie truppe la vittoria. Adesso ci sono i barbari che stanno pushando di là. Tutti sulla torre, mini pecca 7 che glielo distrugge il mio moschettiere di livello 6 in modo perfetto. Moschettiere di livello 6 contro moschettiere di livello 6. Vince il suo perché ha aiutato la torre dietro, goblin lanciere a difendere il mio gigante che pusha, gli distrugge la torre. Invece no, tira anche lui il gigante. Però non va bene, non va bene così, perché il gigante deve girarsi. Il gigante deve girarsi, non così, non così. Tempi supplementari, tempi supplementari. Lui mi prova a ghiacciare la torre, non ce la fa, si abbina di vita, la torre centrale. Siamo capito? Sì, 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 sì. Ai supplementari, due corone. Abbiamo fatto il culo anche a questo. E me lo succhi. E adesso, baule della corona. 192 di oro che ci fa arrivare a 6000 d'oro. Due gemme che le gemme non ci lamentiamo mai, possono sempre servire. I cavalieri che mi lamento io. Goblin lancieri mi servirebbero, però ora che arrivo a 400 non ci arriverò mai. Torre bombardiera. Allora, io adesso qua voglio trovare la leggendaria. Dammi il principe. Scheletro gigante è buono lo scheletro gigante. Però non è quello che volevo, cioè ora che arrivo a 4 davvero, non ci arriverò più a 4. È arrivato il momento, baule magico. C'è tensione perché comunque è sempre un baule magico. E non se ne trovano tanti. 7 carte ancora, 500 d'oro. Un goblin lanciere, uno non di più. 12 cannoni, 6 mini pecca. Però non arrivano ancora le epiche, devono arrivare le epiche adesso. Devono arrivare adesso le epiche. Dopo le frecce, 9 estrattori di elisir, ma che merda mi fai trovare? Una epica, poi può esserci la leggendaria. No, che carta di merda, cosa me ne faccio del golem che non lo uso? Perché mi dai il golem? Cesta di merda, perché mi dai il golem? Perché? Calmo, adesso io respiro. E vediamo un poco di vedere il lato positivo della situazione. Abbiamo trovato un golem, c'è gente che il golem non lo trova neanche dopo 2000 chest. Ed è quello il lato positivo, il lato negativo è che non ho la leggendaria. E non va bene. Allora, aspettiamo 21 secondi, 20 secondi, vediamo un po' che carte ci mette nel negozio. Allora, sono arrivate le carte, ovviamente perché mi metti la veleno? È forte la veleno, la usano in tanti, però fa cagare. Comunque io seguo questa tattica, le carte comuni, una decina, me ne prendo sempre, tanto vado a spendere alla fine molto poco e 10 carte comuni così possono sempre essere d'aiuto per potenziare, per avere quelle carte in più che non trovi nei bauli o che non ti dona il clan. Può sempre servire comprarsi quelle 10 carte, tanto si spende quanto? Pochissimo. E niente, per questo video è tutto, io vi ringrazio per la visione, lasciate like se vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, noi ci rivediamo nel prossimo video. Oh, Grider! Domatore! No! Il cannone! Guardali lì i goblin lancieri che attaccano da dietro! Ma sì! È l'ultimo secondo!